Buonasera a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video, in questo caso in un nuovo vlog. Sembro proprio una nonnina oggi con questo pigiamino. Dopo mi devo cambiare perché mi sono svegliata circa una mezz'oretta fa. Infatti, non so se sentite la mia voce. È tipo bassa, non so se mi sta cominciando a venire un accenno di mal di gola, ma non voglio neanche dirlo perché è la cosa peggiore che possa esistere. Quindi mi devo ancora mettere la magliettina, quella da casa, e sto ancora col pigiama. Comunque oggi c'è un sole pazzesco, non fa caldo logicamente, però dai, almeno abbiamo questa atmosfera semi positiva, perché sono tipo 3 giorni che è tutto grigio. Io adoro, cioè sono cupa inside, quindi figuriamoci. Però sai, giusto per dire, con la piastra uscire con questo tempo non è il massimo, così una frivolezza che dico. Oggi è primo di dicembre, ragazzi. Ciò vuol dire solo una cosa: che il Natale è sempre più vicino e sapete che è la mia festa in assoluto preferita, quindi insomma, non vedo l'ora, manca davvero poco. Comunque, volevo dirvi, perché sono sicurissima me lo chiederete, io ne avevo già parlato, non mi ricordo però dove, dell'argomento Vlogmas, perché come sapete Natale, dicembre è Vlogmas, cioè vi spiego per chi non sapesse cosa è o in cosa consiste. Tanto scusate, apro a Gwenda così va fuori a fare la plin plin. Praticamente consiste nel vloggare, quindi fare i vlog, tutti i giorni del mese di dicembre o almeno. C'è chi lo fa fino a Capodanno, c'è chi lo fa fino a Natale, questo è, ma è una cosa molto impegnativa e soprattutto, più che impegnativa, secondo me, richiede che si faccia una cosa ogni giorno, una cosa particolare ogni giorno. A me piacerebbe tanto fare i vlogmas, ma tanto, tanto, tanto. L'unica cosa è che io non è che ogni giorno faccio chissà cosa, anzi, questo è quello che faccio, insomma, lo vedete anche dai vlog che carico, quindi probabilmente vi annoierebbe a morte vedere i miei vlogmas ogni singolo giorno. Ripeto, mi piacerebbe tanto farli se facessi cose particolari, magari uscissi tutti i giorni, non lo so. Però ecco, io non sono così, sarebbe finto farlo. Come vi ho già preannunciato ad alcuni di voi, i miei vlogmas ci saranno, cioè il titolo che leggerete sarà vlogmas, ma non saranno proprio giornalieri, ma quando farò qualcosa di più o meno particolare, insomma di diverso, sicuramente vloggerò. Quindi questo mese non saranno tutti i giorni i vlog, ma ce ne saranno sicuramente di più rispetto agli altri. Ecco, questo per chiudere il cerchio. Quindi oggi appunto è il primo e ci tengo a vloggare, anche perché stasera sono stata invitata a un evento di Lush molto 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 carino, si prospetta come cosa. Hanno tipo organizzato una caccia al tesoro, ci hanno inviato il pacchettino con tipo gli indizi a casa, insomma una roba molto particolare, e quindi mi fa piacere insomma portarvi. Ci sarà da ridere. Però intanto, visto che sono tipo le 10 e un quarto, io direi che è ora di far colazione. Oggi mi sono svegliata più tardi rispetto agli altri giorni, perché ultimamente mi stavo risvegliando presto, tipo verso le 8, 8 e mezza, che per me è presto perché ci sono stati dei periodi in cui mi svegliavo a mezzogiorno e vi ho detto tutto. Solo che ieri sera sono andata a dormire tardissimo, per quanto mi riguarda è tardissimo, cioè tipo le 3:30, e non mi succedeva da tipo 6 anni una roba del genere, e quindi sono distrutta. Si vede perché ho il naso gonfio, guardate, e le occhiaie, vabbè, lasciamo perdere. Quindi appunto adesso io faccio la colazione e poi noi ci aggiorniamo dopo. Eccoci nella cameretta. Praticamente l'altro giorno sono riandata da Ikea perché ormai è una mia seconda casa, così mi piace un sacco. Adesso poi che ho imparato la strada ci vado anche da sola, perché diciamo che se siete di Roma e siete mai andati ad Ikea, quello ad Anagnina, praticamente per uscire e ritrovare soprattutto la tua uscita, cioè per tornare verso la tua zona, è un casino. Cioè se abiti là intorno ok, ma se devi riprendere il raccordo, io tantissime volte, quando andavo con mia madre, mi sono sbagliata strada e andavamo da tutt'altra parte le ore per ritornare, quindi un casino. L'altra volta impanicata persa perché io pensavo di poter usare il navigatore, in realtà non avevo internet, quindi sfiga più totale. E cosa è successo? Che mi si è accesa tipo una lampadina e sono riuscita a tornare a casa. Comunque, sono andata ed ho preso questo vasetto per il mio alberello di Natale che devo ancora decorare. Questo appunto è il mio alberello da camera,
sopra, diciamo così. Poi ho preso altre di queste mensole perché contando tutti i fanco mi sono resa conto che non c'entravano. Nel senso, se vedete, ci sono ancora degli spazi vuoti, però con quelli appunto che mi devono arrivare non ci sarebbero entrati, quindi anzi devo anche tornare, prendere anche altre due mensole, le metterò qua così tipo chiudo tutta questa parete. E appunto ne ho messa una piccola lì, non ho preso quella grande perché qua c'è il termosifone, poi ho paura che stando troppo attaccati si rovina. Questo non si intacca col calore, ma qua sotto sì. E poi appunto là sopra, e ce ne entrerebbe anche un'altra teoricamente. Lo so che per alcuni sembrerò pazza, ma sono troppo belli. È vero, alcuni mi hanno detto sembra un negozio per come li hai messi esposti, ed è proprio questa la figata, perché vedete, è proprio questo angolino tutto così colorato. Tra l'altro, guardate cosa mi è arrivato l'altro giorno, il setting spray di Glam Glow. Questo qui nuovo voi non potete neanche immaginare quanto volevo provarlo, perché Ale Hilton, la mia amichettina che saluto, l'ha consigliato un sacco di volte. Io ogni volta che andavo da Sephora sinceramente non ce l'avevano, perché poi alla fine non costa neanche tantissimo, mi pare sui 20 euro se non sbaglio, quindi dai, per Glam Glow è un prezzo fattibile. Ma ha una profumazione che vi dico, fermati, è un misto tra zucchero filato, qualcosa di fruttato, non lo so, è buonissimo, vi giuro. E poi dovrebbe essere a buoni inci, perché se lo usa Ale dovrebbe esserlo. E appunto è uno spray fissante per il trucco. L'ho provato due o tre volte, devo dire che mantiene molto la zona del viso, la mantiene molto idratata, anche quando mi sono struccata poi era bella morbida. Super promosso, cioè nel senso, se lo trovate, provatelo, guardate anche solo la confezione, è tipo tutta fucsia. Poi qui ho altre cose da farvi vedere, ma più avanti, perché riguardano il Black Friday. Anche qua ad esempio c'è questa scatola di Zara. Qui c'è un gnomino che vuole dare un bacio a mamma. Vabbè, sempre in mezzo deve stare. Ah, comunque ce l'ho portata al veterinario, tranquilli, perché sotto l'ultimo vlog mi avete detto un sacco: no Ila, ma come non l'hai portata? Il senso era che io ancora non l'avevo portata, però sicuramente l'avrei portata, insomma. E non vi preoccupate, perché il mio gnomettino sta bene, gli dobbiamo far fare un po' di analisi, ha detto, ma per il resto tutto ok. Ma dove si mettiamo? Wenda! C'ho sto vizio di mettersi in braccio quando mi chino così. Quindi, ok. E appunto stavo dicendo, lì c'è quella scatola di Zara, perché con il Black Friday ho ordinato un po' di roba, però alcune cose non mi stanno bene, sono piccole, sono grandi, eccetera. E quindi per la prima volta nella mia vita ho organizzato un ritiro con Zara, e quindi quelle cose stanno lì. E ok. Poi devo farvi vedere anche quelle cose di Shein, perché stavolta mi sono arrivate, non me ne piace mezza. E per chi mi conosce sa che è strano, perché io adoro Shein. E vi faccio vedere tutte le cose che appunto mi hanno inviato, sono sempre tre. Prima cosa, questo, che in realtà è forse tra le tre cose quello che si salva un po' di più, però avevo un'altissima aspettativa per questo. E questo qua mi sembrava fighissimo, cioè ho visto la foto di questa ragazza, dico top. In realtà è proprio il tessuto che è sbagliato, cioè pesante, però non tiene caldo. È una cosa stranissima. Comunque adesso me lo metto e ve lo faccio vedere, perché poi il problema non è neanche che puzza o cose del genere, perché quello Shein sinceramente non me l'ha mai fatto. Io ho preso sempre un M, vi do le referenze, ed è abbastanza largo. Io infatti questo l'ho dato a mia madre per stare a casa, perché altrimenti non sapevo proprio come sfruttarlo. Poi ho voluto provare per la prima volta in assoluto un vestito, diciamo, un po' più elegantino, e devo dire che la parte sopra di questo vestito, anche di questo ho preso un M e infatti mi sta bene, la parte sopra bellissima, cioè vi giuro è fatta proprio carina. La parte sotto non si può guardare, cioè neanche a togliergli il tulle sotto, proprio inguardabile. Se aprite il link li vedete fatti bene i vestiti. E questo è praticamente nero, qui davanti ha tipo questa goccia che non è troppo profonda in realtà, cioè non dà fastidio, almeno io che vesto sempre super accollato, a me non dà particolare fastidio. E poi appunto è tutto fatto di pizzo, anche le maniche, ma qua sotto guardate qua. Cioè, ditemi se è normale, ma lo dovete vedere. Tutto schiacciato, e io l'ho tenuto fuori quasi una settimana, perché è una settimana che mi sono arrivati, li ho tenuti fuori, ma non si è smollato, è rimasto duro il tulle sotto, vedete? Perché altrimenti poi ha fatto bene anche questo. Quindi, boh, secondo me servirebbe un pizzico di impegno in più e questo sito sarebbe davvero ottimo, anche perché ha dei prezzi bassissimi. E ultima cosa, che è quella che mi ha lasciato più sconcertata, perché sul sito era così carina, in realtà
dal vivo è un po' meno, sempre la M, ed è praticamente una gonna di similpelle, ma che davvero sembra una busta da Mondezza. Il tessuto in sé, proprio questo qui di Ecopelle, si appiccica, cioè mi era arrivata tutta appiccicata, l'ho dovuta tutta togliere, però non si è rovinata. E poi è fatta così, cioè aveva tutte queste frange, no? C'è anche la sua cintina, però proprio no. O sarà che è troppo larga, o che è proprio il tessuto che fa questo effetto, ma assolutamente non mi piace, non mi piace. Peccato, vediamo se la prossima volta mi arriverà qualcosa di più carino. Quindi questo era ciò. Adesso devo mettermi al computer perché devo editare i due video che ho registrato ieri. Uno è il video sulle serie TV, uno è il video sui tatuaggi. Sono entrambi video parlati, ciò vuol dire che servirà un bel po' di tempo, perché quando ci sono i video parlati logicamente c'è più da tagliare, quindi c'è più lavoro da fare. Inizio ad editare, sicuramente non finirò. Cioè, ma questo pezzo tipo armonizzato, parliamone. Questo è tipo un video di reaction, sapete quelli che andavano un po' di tempo fa? Yes. Cioè, raga, i brividi. Ciao, io tipo vado a scaricarmela sul telefono questa canzone, non stiamo scherzando. Ma bisogna iniziare il calendario dell'avvento di NYX. E quindi questo lo apriamo subito, anche se ho già sbirciato purtroppo le stories dei vari miei colleghi. Mi hanno già spoilerato qual è la prima, però dai, c'è sempre il gusto. Questo appunto è quello di NYX Professional Makeup. Guardate che bella solo la confezione. E una volta aperto si presenta così. E noi andiamo a aprire il primo. Vediamo un po', facciamo tutto in diretta. Allora, io non sono appunto capace, figuriamoci a farlo con una mano. Eccolo, infatti l'ho rotto tutto, ottimo. Eccolo qui, abbiamo una mini size, sono tutte mini taglie, di questo rossettino che dovrebbe essere matte, sì, esatto. Eccolo qua, si chiama Eden, è un rosso così bello acceso classico, ci piace per iniziare questo Natale. Quindi anche nei prossimi vlog poi che farò apriremo il giorno corrispondente. Allora, scusate se non mi sono fatta sentire per tutto questo tempo, cioè per voi sarà passato uno schiocco di dita, per me sono passate quasi 2 ore che sto editando il video e ancora mi manca una cifra di tempo, perché col fatto che parlo dei film, le serie TV, sto ricercando anche le copertine dei vari film e serie TV, e quindi insomma è un po' un casino montare tutto. Mi piace farlo, quindi lo faccio con piacere, però col fatto appunto che è quasi l'ora di pranzo, io devo preparare il pranzo prima di tutto, i miei genitori, mia sorella che vengono, adesso devo anche chiedere chi viene effettivamente a pranzo perché hanno tipo la colf loro. Adesso chiamo mia madre e le chiedo invece chi mangia. Voi come avete salvato vostra madre sul telefono? Questo è il mio, vediamo se mi risponde soprattutto. Ma? Dimmi. Ma chi deve mangiare? Sto arrivando con la spesa. Ah, ma non sei andata al lavoro perché? No, era chiusa per disinfestazione la scuola oggi. Ah, disinfestazione. Ho detto, ma adesso fa la spesa. Ok, quindi abbiamo capito che mia madre non è andata al lavoro in realtà. Vedete, io vivo nell'ignoranza più totale perché c'era la disinfestazione. Lei fa la maestra d'asilo nido, ve l'ho detto forse qualche volta. E quindi quando ci sono queste cose naturalmente non la fanno andare. E io ogni volta me la devo appioppare a casa, guardate. Adesso invece faccio una breve pausa per quanto riguarda appunto il montaggio del video. Dopo rifaccio anche il letto. Però prima vado a vedere cosa c'è per pranzo. Apriamo il the fridge e let's see what I can eat. Ieri ad esempio ho iniziato il mio percorso detox. Ho iniziato tipo a mangiare insalata rotta di collo e infatti mi mangerò dell'altra insalata che è rimasta in questo piattinus, e poi credo che mi farò un uovo sodo e lo metto insieme all'insalata. Sì, facciamo questa cosa molto healthy. Prendo anche forse qualche pomodorino. That's it. L'uovo è una delle mie cose preferite in assoluto da mangiare, cioè io lo mangerei tipo tutti i giorni. Anzi, fatemi sapere una cosa, perché io ho sempre seguito varie diete, insomma lo sapete, e in queste mie varie diete mi hanno sempre detto di non mangiare più di 2 uova a settimana. Solo che io poi seguo magari qualche youtuber, blogger americana e vedo che se ne mangiano tipo 2-3 al giorno. Quindi a fine settimana te ne mangi tipo una quarantina, cioè non lo so.
Una trentina, dai. Ma non è normale come cosa? Cioè, allora mi chiedono qual è la cosa sbagliata? Cioè, c'è una via di mezzo? Se ne può mangiare una al giorno? Fatemi sapere, perché sono molto curiosa riguardo questa cosa. Perché io lo mangerei appunto ogni giorno, poi col fatto che io devo seguire una dieta non prettamente proteica, però meglio mangiare più proteine che magari carboidrati e cose così. L'uovo fa benissimo, cioè l'uovo, soprattutto l'albume d'uovo, è la fonte proteica per eccellenza, quindi se qualcuno di voi ne sa qualcosa in più mi faccia sapere, perché se mi dite che io posso mangiare un uovo al giorno me lo faccio proprio a colazione. Più che altro, quanto sto a chiacchierare in questo vlog, facciamo le cose. Mettiamo sto ovetto nel pentolino, ne metto uno solo come state vedendo. Accendiamo fuoco e poi, come dice Cracco, un uovo sodo perfetto deve stare 8 minuti dal momento dell'ebollizione. Quindi aspetteremo questo. Intanto nella mia ciotolina, che per molti di voi può sembrare poco, però è giusto che io mangi così per quello che ho fatto. Se non sapete cosa ho fatto vi rimando al video. Quindi non è poco, vi posso assicurare, soprattutto di insalata, che quella t'attoppa come niente. Infatti l'ho cominciata a rimangiare da poco, perché prima se avessi mangiato l'insalata e altre cose non avrei mangiato le altre cose, cioè soltanto insalata, e sarei tipo diventata troppo un'acciughina, ok? Che devo perdere gli ultimi chiletti in eccesso, però insomma c'è tempo. Allora, mi stavo quasi per scordare di farvi vedere i Funko, appunto, che diciamo in collaborazione tra virgolette con AMP, vi lascio sempre il link, mi raccomando, andate a cliccare e vedete tutte le cose che hanno perché sono fantastiche. Io lo adoro, cioè sapete che ci compro tipo almeno una volta a settimana qualche nuova uscita, qualcosa. E io ho scelto di prendere questi, sono tutti diversi. Quella che stavo aspettando più di tutte è questa, ed è anche quella che appunto ho dovuto aspettare, che è Wonder Woman col vestito blu. Io praticamente sto facendo un po' la collezione di tutto. Mi manca soltanto la 175, che è questa qua seduta praticamente. Quell'altra con gli occhiali non mi piace ed è tipo bellissima. Mi è venuto anche fuori col bollino, questo qui Holly GameStop, buono. Poi Silente, questo qua Dumbledore, nome originale. Ho preso questa versione, ce ne sta anche un'altra. Guardate com'è carino, intanto guarda che si impiccia. Fa parte di questa collezione qui, perché poi di Harry Potter ce ne sono a miliardi. Poi abbiamo la Sailor che mi manca, perché poi le restanti mi arriveranno a gennaio con le nuove uscite. Questa qui è Sailor Mercury, una delle mie due preferite. La mia preferita è Sailor Jupiter, sarebbe quella verde, e questa qui è quella celestina. Eccole qua, questa è la prima edizione, poi ne sta uscendo un'altra appunto a gennaio. E poi c'è questo che non tutti conosceranno, ma chi guarda la serie The 100 sicuramente lo conosce, perché è il mio personaggio preferito in assoluto, Lincoln. Io ho preso anche Octavia, poi mi dovranno arrivare Clark e Lexa, e quindi sto facendo tipo tutte le coppiette. Lui lo amo alla follia. Quindi queste sono le cose. Qui c'era anche bellissima l'accetto della fotocamera. Quindi adesso li rimetto a posto nella mia immensa collezione, che tra l'altro molto presto vi mostrerò tutta quanta, perché me lo richiedete sempre, ma capite bene che sono parecchi. Sono tipo una sessantina, forse anche di più. No, sono di più. E mostrarveli uno per uno è abbastanza faticoso, però ce la farò, ce la farò. Allora, come potete notare, siamo giunti al momento truccaggio. In realtà sono già a un buon punto. Ho utilizzato questa palettina nuova di Huda che ho comprato appunto sul sito e si chiama Move Obsession. C'è anche quella con i colori tipo da smokey. E infatti io pensavo di aver preso quella, in realtà poi a casa mi è arrivata questa, che it's not that bad. Cioè, come vedete, ho fatto questo look super power. Adesso sono in fase di cottura, di baking, però mi piace tanto, tanto, tanto. Poi lo vedrete, insomma, finito, perché così è un po'. Non si convince. E poi devo vestirmi. Ho più o meno 40 minuti, quindi, cioè, in realtà una mezz'oretta ce la dovrei fare. Allora, vi faccio vedere il look finale, perché sennò dopo con le intemperie e cambiano metro e vai all'evento, una cosa o un'altra, non si vedrà così come è appena stato creato. Mi piace tantissimo. C'ho un'occhiaia che vedete che è gonfia e non sono riuscita a coprirla. Sulle labbra ho messo i My Birthday Suite, come sempre, perché so che vado sul sicuro, visto che poi dobbiamo andare a cena. E una cosa o un'altra, anzi, me la porto questa. Super illuminante, appunto il trucco degli occhi. Chi è questo? Senza ciglia finte o cose, perché proprio non ne ho voglia. Come fondotinta ho usato il solito di Fenty Beauty e sto provando un nuovo primer per il viso che mi sta piacendo da morire. Eccolo qua. Questo qui, ce ne sono diverse e mi sta piacendo tanto. Adesso mi preparo, mi vesto, mi ripasso anche un po' la piastra. Eccoci arrivati.
nuovo store, Marti. Oh, mio... diciamo, deve essere una cosa naturale. Ma quindi è il primo vlogmas oggi? Sì, ma io non sono una da continuazione, giusto così. Ele, ciao Ele, salutaci. Guardate cosa ci hanno portato. Potete scegliere tra cornine, cappellini a sonaglio, con turbante Babbo Natale nudo. Così, e poi c'è vabbè, un pupazzino di neve e credo, no, anche le rennine questa volta abbiamo. Voi la scelta, ragazzi? Io vorrei il glitter. Vai, vai. C'è anche i sonagli. Ecco, sì. Le nostre scelte magnifiche. Questo è un po' particolare, è ecco. Sempre un olio, sempre una coppola fatta con burro di cacao. Abbiamo questo panno con cotone, non solo per farci una bella esfoliazione delicatissima, ma anche per tenere tutti i fiori di lavanda e camomilla che sono all'interno. Dà un bel effetto calmante. Adesso questa è una cosa super speciale. Con un altro freddo che lo sceglieremo con un sacco di cogna. Raggiunto qui la qui con le sue orecchie. Stiamo iniziando la caccia al tesoro dell'orsetto. Questo è l'indizio per le strade, mi preoccupa. Guardate dove ci hanno portato a cena da Ginger, che per la prima volta me l'aveva fatto conoscere Martina, quindi è tutto sempre inerente. Guardate che carino, sono portati l'aria. Sì. E a me perché non mi c'ha. Ah, io non bevo, grazie. C'è anche lei. Ma sì, almeno un goccino. Capirai. La queen alcolizzata ritorna sempre. Ok, questo è il menù. Io devo ancora leggerlo, lo faccio leggere prima a voi. Niente, oh. Aggiungo ogni volta così, ma perché va a finire? Qual è la domanda? Io mi rimango la mano in casa. Ok, siamo qui al calduccio finalmente dopo questa passeggiata. Poi vi faccio vedere tutto quello che ci hanno dato. Sono quasi le 9, quindi abbiamo una certa famiglia. Però guardate che bella tavolatina, così, così. Questo posto è carinissimo, tra l'altro. Ecco la nostra cenetta. Invece loro hanno preso il burger, tipo fatto con dei ceci. Noi linguine camut con pomodorini. Buon appetito! Guardate che carino questa mousse. Sono finalmente tornata a casa. C'ho i capelli di una pazza. Mi sono messa il cappellino perché faceva troppo freddo. Sono appena tornata e mia sorella sta dormendo, quindi cercherò di parlare a voce bassa, ma che nel contempo mi possiate anche capire. Qui c'è il cane che come sempre si rotola. Vi faccio vedere le cosette che ci hanno dato, perché abbiamo fatto una sorta di caccia al tesoro, come vi avevo detto. Allora, queste sono le orecchiette che mi hanno dato e sono tipo bellissime. Le intercambio con quelle che ho di Halloween, che vi faccio vedere. Sono queste qui. Poi qui c'è il tester di una maschera che volevo provare. Questo qui, guardate che carino, tipo un foglio di sapone, si chiama washcard. Questa è la mia cosa preferita in assoluto. Si chiama The Magic of Christmas ed è una spumante di quelle che si sciolgono in vasca. Questa invece è una bomba da bagno, si chiama Thunder Snow. Poi abbiamo questo, si chiama Snow Fairy, che è tipo una linea, ha un profumo buonissimo ed è uno shower gel. E c'è anche il burro corpo della stessa profumazione. E poi questo qui è un pezzo di sapone che si chiama Snow Cloud. Eccolo qui. E adesso vi devo anche andare a struccare. Comunque spero il vlog appunto di oggi vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Sicuramente è un po' diverso dai soliti. E ho parlato un sacco. Domani mi aspetto una giornata di editing infinita. Tra l'altro mi è anche uscito un brufolo. Quindi... tolgo cappello, mi vado a struccare e poi vado a dormire perché sono tipo quasi le 2. Cioè, una cosa impressionante. Però ringrazio ancora tanto Lush per questa serata. Cioè, sono stati davvero carini. Loro, vabbè, sono sempre carini. Però è stata proprio carina anche l'atmosfera, le persone, eccetera. Quindi a voi mando un bacio. Anche a tutte le persone che c'erano oggi, al team di Lush. Appunto, spero vi sia piaciuto. Ah, fatemi sapere se vi interessa un tutorial con appunto... questa palettina che ancora devo metterla a posto di Huda, che mi piacerebbe farvela vedere. Magari anche una cosa un po' diversa, non lo so. Quindi un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!